Un dito per gli SMS, un altro per le chat, l'orecchio all'iPod e gli occhi rivolti alla TV. Tutto nello stesso momento per non perdersi nulla neppure per un istante, ma dedicando il minimo di attenzione ad ogni attività. È la Web Generation, la generazione degli adolescenti che riesce a far funzionare il cervello in modalità multitasking, proprio come un computer. Ne ha parlato per primo il Time, che ha dedicato il servizio di copertina alla Multitasking Generation. È a prima vista un'abilità specifica degli adolescenti capaci di muoversi contemporaneamente tra più mezzi di comunicazione, gestendo in apparenza senza difficoltà un flusso di informazioni sia in entrata che in uscita. Tutto senza conseguenze, non proprio. A giudizio degli esperti, nel medio-lungo termine, frammentare e moltiplicare l'attenzione potrebbe compromettere, per esempio, la capacità di sviluppare qualità critiche, ma anche quella di memorizzare in maniera stabile le informazioni che si acquisiscono. Con l'apprendimento tradizionale fatto per sequenze di informazioni entra in funzione l'ipotalamo. Quando il cervello funziona in modalità multitasking, a lavorare invece un'area finora poco utilizzata, la cosiddetta area 10 di Brodmann. Resta la certezza degli studiosi per i quali il nostro cervello, a qualsiasi età, riesce a far bene solo una cosa alla volta, tranne quando uno dei gesti non sia molto ripetitivo. Camminare e parlare con chi ci sta a fianco, per esempio, non può certo definirsi complicato. Eppure i numeri dicono che questo stile di vita è ormai la norma per i teenagers. Una ricerca della Kaiser Family Foundation rivela per esempio che quando gli adolescenti studiano sono in realtà occupati a fare altro per il 65% del tempo. Un altro studio della British Columbia spiega che il rumore e i disturbi ambientali accrescono le capacità cognitive degli studenti. Le distrazioni in sostanza aumenterebbero la concentrazione. È l'altra faccia della medaglia, quella che mostra probabilmente un aspetto finora sconosciuto del nostro cervello, proprio perché non esistevano le tecnologie in grado di stimolarlo in questo modo. Una sorta di evoluzione o comunque di mutazione dovuta a nuovi fattori ambientali. I dati in ogni caso sono relativi ancora a un periodo troppo breve per poterne ricavare conclusioni definitive. Il sospetto però è che le finestre del multitasking siano destinate ad aumentare sempre di più.